Sorelle, fratelli, amici e amiche, benvenuti a questo video e radioculto della terza domenica dell'Avvento. Ci mettiamo ognuno alla presenza del Signore. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, un solo Iddio, benedetto nei secoli. Amen. È scritto nel profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua servitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato. O tu che rechi la buona novella a Sion, sali sopra un alto monte, o tu che rechi la buona novella a Gerusalemme, alza la voce, alzala, non temere. Dì alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore, l'Eterno viene con potenza e col suo braccio ci domina. Ecco la sua mercede è con lui e la sua ricompensa lo precede. Preghiamo. O Signore Gesù Cristo, che nella prima venuta hai mandato il tuo messaggero per preparare la via davanti a te, concedi che tutti coloro che oggi sono chiamati a annunziare l'Evangelo possano nello stesso modo preparare la tua via, convertendo i cuori, affinché al tuo ritorno siamo trovati un popolo che tu possa accettare, che tu possa gradire. Lo chiediamo a te, che col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Passata abbiamo letto nel Vangelo di Luca il racconto dell'apparizione dell'angelo a Zaccaria nel tempio e l'annuncio della nascita di suo figlio Giovanni. Oggi un'altra apparizione dell'angelo e un altro annuncio, l'annuncio della nascita del figlio di Gesù a Maria. Leggiamo allora nel capitolo primo di Luca i versetti da 26 a 38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Ella fu turbata a quelle parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse:
Non temere, Maria, perché ha trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: Come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà all'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà da te sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Allora Maria disse: Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto che abbiamo fatto della sua parola. Amen. Un mistero di note di cielo, ora fredda che rintocca, canto d'angeli sbocciati dal cielo, sul sentiero della rota. Notte sauda. Dopo essere apparso a Zaccaria nel cortile del Tempio di Gerusalemme e avergli dato l'annuncio che sua moglie Elisabetta gli avrebbe dato in vecchiaia quel figlio che non avevano avuto quando erano giovani, l'angelo Gabriele, che indubbiamente è il protagonista di queste prime pagine del Vangelo di Luca, porta l'annuncio di un'altra nascita. Stavolta va in una piccolissima cittadina, un piccolo paese della periferia di Israele. Va in Galilea, a Nazareth. E lì, come sappiamo molto bene, porta l'annuncio della nascita di Gesù. Ma stavolta deve rivolgersi direttamente alla madre del bambino che nascerà, perché diversamente da Giovanni, questo secondo piccolo non avrà un padre umano. Lo Spirito Santo, così l'angelo spiegherà a Maria il suo concepimento molto particolare, verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà all'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà da te sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Prima però di questa spiegazione, chi è questa fanciulla a cui l'angelo all'inizio si rivolge con un saluto che al tempo stesso è il normale, un po' scontato, così, salute, salve?
che anche noi sovente ci scambiamo, ma può anche essere un insolito invito a gioire, un rallegrati, che è anche l'annuncio di qualcosa di inatteso, di una novità che porta con sé appunto la gioia. Già, chi è Maria? Il nostro testo non ci aiuta a rispondere, perché di Maria non ci dice quasi niente, niente delle sue origini, niente della sua condizione. Ci dice solo che è una vergine ed è fidanzata. Era cioè stata legalmente data in sposa a un uomo, e questo presumibilmente, come si usava allora in Israele, in età giovanissima, appena poco più che una bambina. E però, forse proprio perché estremamente giovane, per un po' di tempo poteva ancora vivere, e anche questo era un modo di fare assai diffuso, in casa di suo padre, ancora con la madre e con gli altri suoi parenti. Però, se prima dell'incontro con l'angelo del Signore la condizione di Maria è quella di quasi tutte le ragazze del suo tempo, adesso anche su di lei fa irruzione quella novità che aveva sconvolto Zaccaria, e che, se il significato del saluto dell'angelo è proprio rallegrati, è già adombrata anche in questo saluto. Perché subito dopo averle detto appunto salute a te, rallegrati, l'angelo aggiunse o favorita dalla grazia. La spiegazione di questa affermazione favorita dalla grazia ha fatto versare fiumi e fiumi di inchiostro, anche perché è stata caratterizzata dalla contrapposizione delle diverse confessioni cristiane. E in realtà però noi la troviamo semplicemente poche righe più sotto, questa spiegazione, quando, dopo aver colto in Maria il turbamento di chi, anche se non ha capito la portata di quello che le stava capitando, ha però intuito che già le prime parole dell'angelo stavano rivoluzionando la sua vita. Ecco, queste parole sono come una bomba che spazza via la sua normalità di ragazza ebrea destinata a un'esistenza senza storia. Gabriele le dice: Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. Ricordate la parabola di quell'uomo che per caso trovò un tesoro in un campo? Qui per Maria è esattamente la stessa cosa. Senza che abbia fatto nulla perché questo accadesse, Dio ha posato lo sguardo su di lei. E adesso questo sguardo la colpisce. Dio le si è avvicinato, e questa vicinanza è pura grazia che le è concesso di ricevere in dono. E questo dono della grazia di Dio avrà per lei la tenera concretezza di un bambino. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. E questo bambino poi, così continua Gabriele a spiegarle, sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà in eterno, il suo regno non avrà mai fine. E certo questo è importante, questo è fondamentale. Già addirittura dal suo concepimento Gesù è il protagonista, lui anche, di questo incontro tra l'angelo e Maria. Perché qui tutto è proprio in funzione di questo bambino che Maria concepirà. Ma forse per Maria la cosa più importante non è stata la descrizione che l'angelo le ha fatto della grandezza futura di suo figlio, ma il fatto appunto che le sta annunciando un figlio. Tu concepirai e partorirai. Da te nascerà un bambino che, per quanto figlio dell'Altissimo, per quanto eccezionale potrà essere, sarà comunque e resterà per sempre il tuo bambino, il figlio di Maria. Ecco, concepirò, avrò un figlio. Questo conta per lei. In tutto l'Evangelo dell'infanzia di Luca, Maria ci appare sempre come una persona che guarda quello che accade attorno a lei e ascolta e sa riflettere. E riflette anche qui, e poi con la semplicità e la spontaneità che le vengono dal suo essere ancora un po' bambina, domanda a Gabriele:
Come avverrà questo? Come potrà il bambino di cui parli nascere nel mio seno? Perché io sono solo una promessa sposa e non vivo ancora con l'uomo a cui sono stata promessa. Non si tratta di un dubbio, né tantomeno di un voto di castità che Maria avrebbe fatto in precedenza. No, qui è lei piuttosto che vuole sapere che cosa deve fare, perché lei si realizzi la volontà di Dio che le si è avvicinato. E l'angelo le spiega che cosa le accadrà. Ecco, che cosa le accadrà, non quello che farà. Perché ancora una volta sarà Dio a fare tutto, lo Spirito Santo, la forza stessa dell'amore di Dio che è la forza di vita che ha creato ogni cosa. Ricordate come all'inizio del racconto della creazione si parla dello Spirito di Dio che come una sorta di enorme chioccia covava sulle acque del caos per trarre da quel caos la vita. E ricordate ancora quella sorta di bacio con cui Dio ha soffiato la sua forza vitale nell'argilla che aveva appena plasmata, che così è diventato un uomo, il primo uomo, un essere vivente. Ecco, quello stesso spirito, le dice l'angelo, verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Così il bambino si formerà in Maria e proprio perché direttamente concepito per la potenza dello Spirito Santo, proprio per questo, così conclude l'angelo, colui che nascerà da te sarà chiamato santo, figlio di Dio. Ed ancora una volta c'è da credere che di tutte queste parole straordinarie, quelle che hanno più colpito il cuore di Maria sono state quel verbo e quel pronome, colui che nascerà da te. Poi, per indicarle che la promessa già è iniziata a realizzarsi, l'angelo dà a Maria anche un segno tangibile. Ecco Elisabetta, tua parente, e qui vedete come ci agganciamo direttamente al racconto della settimana passata. Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile. In effetti non è stato impossibile a Dio far sbocciare la vita dalla vecchiaia e dalla sterilità di Elisabetta e non gli sarà impossibile neppure farla sbocciare dalla verginità di Maria. Allora Maria disse, ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Se Maria forse, nonostante la sua non comune capacità di riflettere, non ha ancora colto in pieno tutta l'importanza dell'incontro che ha appena vissuto, perché chi mai avrebbe potuto coglierla, però ha trovato adesso la sua nuova identità. È la serva del Signore, lavorata ed agita dalla sua parola onnipotente, ed è la nostra sorella nella fede. Forse potremmo anche dire, anche noi protestanti, la nostra madre nella fede. E poi, come serva diligente e attenta, si metterà subito in viaggio. Accolto l'invito che era sottinteso nelle parole dell'angelo e va verso la sua parente Elisabetta, verso quell'altra sorprendente nascita. Si avvia verso una vita che vivrà interamente nella fede e nell'obbedienza al Signore. Anche noi, con la nostra sorella Maria, camminiamo gli uni incontro agli altri, nella forza delle grandi cose che il Signore opera e continua a operare per noi. Amen. Oh.
ci vogliamo, sorelle e fratelli, raccogliere in preghiera. O Signore Dio, Padre Celeste, noi ti benediciamo, celebriamo la tua misericordia, perché tu, in Gesù, ci hai annunziato la tua salvezza. Lo hai inviato come Salvatore nella nostra umanità, alle prese con le sue debolezze, con le sue miserie, con le sue paure, con le sue malattie, con le sue ingiustizie, con le sue disuguaglianze. E lo hai fatto per liberare tutti e tutte noi da queste schiavitù che possiamo tutte riassumere col termine peccato e per farci conoscere la libertà di amarti e di servirti come tuoi figli e figlie e la gioia della comunione con te da cui nasce la gioia della comunione fra di noi. Noi ti raccomandiamo tutti i nostri cari. Guida tutti noi nella luce di questo avvento. Guidaci nei sentieri della nuova giustizia dell'Evangelo e comunicaci la tua volontà in modo chiaro, perché sappiamo come vivere e come servirti nei nostri fratelli e sorelle che sono nel bisogno. Provvedi alle necessità della nostra esistenza e soprattutto aiutaci a compiere la nostra vocazione con riconoscenza e semplicità di cuore. Benedici il nostro popolo, Signore, e tutti i popoli della terra, quasi tutti alle prese con la pandemia. Fa che in questo momento di smarrimento generale riscoprano te come il pastore che procede davanti al suo gregge e gli indica la strada da percorrere. E così, tutti riuniti come il tuo gregge dietro a te, noi non saremo più soli, ma sapremo a chi rivolgerci nelle ore dell'afflizione e della solitudine. Facci ascoltare di nuovo la tua parola, che è insieme di giudizio e di grazia, e aiutaci a conformare la nostra vita al tuo volere. Fa che questa umanità, che ha smarrito il senso di ciò che è e di ciò che fa, riceva il suo senso da quello che tu hai fatto per lei, e viva nella tua grazia, quella grazia nella quale ci hai posti con la tua venuta, oh Signore Gesù, col tuo sacrificio e con la tua risurrezione. E adesso preghiamo Dio, tu e nostro Padre, con la preghiera che ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Invochiamo insieme la benedizione del Signore. La grazia di Gesù Cristo nostro Signore sia con tutti noi e con tutto il suo popolo in ogni parte della terra. L'Iddio della pace sia con tutti e tutte noi. Amen.